Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Con l'arrivo della nuova edizione di Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza presenta la sua interpretazione del ministro Gennaro Sangiuliano il giorno dopo l'intervista concessa al TG1. Protagonista del dibattito mediatico, il ministro della Cultura ritorna sul controverso episodio che coinvolge Boccia. Io avrei rassegnato le dimissioni, ma quella donna bionda cercava di sottomettermi. No, non sto parlando di Boccia, intendo la Meloni. Lei è addirittura peggio dei comunisti. Ma che brutta figura mi ha fatto fare su TG1. È più di quel che ha detto De Luca. La verità è tutta lì. La nuova edizione di Fratelli di Crozza debutterà il 27 settembre in prima serata su 9 e sarà disponibile in streaming su Discovery+. Il comico Maurizio Crozza, noto per le sue imitazioni e satira politica, continua a far parlare di sé con le sue interpretazioni taglienti e provocatorie. La sua versione del ministro Gennaro Sangiuliano ha suscitato polemiche e discussioni nel mondo dell'informazione e della politica. Con il suo stile irriverente e sarcastico, Crozza mette in luce le contraddizioni e le ipocrisie dei personaggi pubblici, creando spettacolo e dibattito. La sua presa in giro del ministro della Cultura e delle recenti vicende politiche ha diviso l'opinione pubblica, con alcuni che apprezzano la sua audacia e altri che lo criticano per aver oltrepassato certi limiti. Tuttavia, Maurizio Crozza rimane un punto di riferimento per chi ama la satira politica e l'umorismo dissacrante. La sua presenza sul piccolo schermo continua a far discutere